Friuli Venezia Giulia, record di puntualità e grandissima attenzione per la cura del ferro, sia per trasporto di persone che merci. Sì, la regione ha sempre creduto molto nel trasporto su ferro, perché vuol dire agevolare i cittadini e vuol dire diminuire l'impatto ambientale. Per questo negli anni abbiamo investito sia negli automezzi, proprio per agevolare pendolari e studenti, ma anche per quanto riguarda il trasporto merci, per il trasporto della materia prima nelle attività produttive e quindi alleggerire in modo drastico il trasporto su gomma. C'è stato un grande incremento delle attività ferroviarie nel porto. Sì, ed è quello uno dei passaggi fondamentali per lo sviluppo del porto stesso. Il porto di Trieste è un porto che ormai ha collegamenti con tutta Europa, è il porto naturale del centro Europa, non a caso i collegamenti con l'est Europa, penso prima fra tutti l'Ungheria, sono uno dei motivi fondamentali della crescita esponenziale del porto di Trieste.